Ha detto il paese si sta rimettendo in moto, si è rimesso in moto, l'Italia cresce. Un tuo primo commento? Ma quando passi da una crescita negativa a una crescita positiva dello 0,8 sicuramente c'è stato un miglioramento. Questo Renzi sicuramente ha ragione, i dati lo dicono, dicono anche i dati sul lavoro, che vedono comunque questi 300.000 posti di lavoro in più. Certamente è una crescita molto debole, molto fragile, ha bisogno ancora di essere molto sostenuta e speriamo che nei prossimi mesi ci sia un rilancio davvero più sostenuto che ci porti verso percentuali di crescita tali da poter generare occupazione. Per ora con lo 0,8 non crea ancora occupazione in maniera significativa. E allora partiamo proprio dalle percentuali illustrate dal Presidente del Consiglio Renzi. Era previsto lo 0,7, siamo allo 0,8, dice Renzi. Ascoltiamo questo passaggio. Il 2015 è andato meglio del 2014, è andato meglio delle nostre previsioni nel 2014, lo dice la realtà dei fatti. È stato un buon anno, è stato un anno che ha visto in particolar modo in alcune delle principali sfide che sembravano impossibili da vincere un segno che finalmente torna ad essere un segno positivo. Un anno fa qua mi interrogavate giustamente in una dimensione di preoccupazione su ciò che stava avvenendo sul Presidente della Repubblica e sulla situazione di crisi, si diceva l'Italia è in stagnazione perenne, l'Italia non tornerà mai al segno più. Ho fatto una figura che può sicuramente incrociare il consenso ampio di questa platea. L'Italia è in stagnazione perenne. Se noi guardiamo i dati di quest'anno possiamo vedere che il PIL torna a crescere, più 0,8, era previsto uno 0,7. Vorrei ricordarvi, perché la realtà dei fatti è più forte di ogni e qualsiasi opinione, che era il meno 2,3% nel 2012, meno 1,9 nel 13, meno 0,4 nel 14. Queste dunque le parole di Renzi. 0,7% era previsto, siamo allo 0,8%. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, secondo te quale sarebbe un tasso di crescita che ci potrebbe far dire sì, l'Italia effettivamente è fuori dalla crisi? Sicuramente superiore all'1%? Sicuramente superiore all'1%, io ti dico anche molto vicino al 2%, ora le previsioni del prossimo anno parlano di 1,6%, alcuni già l'hanno rivista al ribasso per la verità, perché il problema è che la tendenza proprio di questi ultimi mesi non è più così positiva come era a metà anno. C'è stato un momento in cui tra giugno, luglio o agosto e ancora settembre sembrava che la ripresa prendesse uno slancio maggiore. Purtroppo gli ultimi dati degli ultimi mesi, degli ultimi 2-3 mesi, parlano di un certo rallentamento, un certo raffreddamento della crescita. Se così sarà, io temo che anche l'1,5 per il prossimo anno rischia di essere una stima ottimistica. Poi, come dire, tutti siamo consapevoli che bisogna fare invece il massimo sforzo per cercare di raggiungere quell'1,5 e magari il 2%, e lo stesso essere consapevole del governo, perché il governo ha fatto una manovra, secondo noi giustamente espansiva, ha scommesso un aumento del deficit, una riduzione comunque rispetto all'anno scorso. Questo va sempre ricordato, il deficit comunque si riduce rispetto al 2015, nel 2016. Però l'Italia ha preso tutti i margini di flessibilità possibili per un punto di PIL, lasciando quindi aumentare il deficit rispetto al tendenziale, proprio per dare una spinta maggiore all'economia in una fase in cui la ripresa ha bisogno di essere sostenuta in tutti i modi. E su questo Renzi si giocherà gran parte della sua scommessa, perché è chiaro che, come dire, il sostegno di cui ancora il Presidente del Consiglio gode nel Paese sarà tanto più forte se potrà rivendicare nel prossimo anno dei dati economici positivi, davvero positivi. Se invece saremo ancora qui a battagliare sui decimali, temo che tutto per lui sarà più difficile. Certo, Renzi, ricordo.